La pausa è finita. Tornate pure a lavorare al vostro sogno.
segretiche appartengono a di coppe e di granite, di muscoli e di chili, di stranieri e di panini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia nasce sotto l'ombrello.
mi do da fare, non mi spaventa niente, tra di competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, a guardarti in faccia senza arrossire. Yeah.
squali bianchi. Senza eternità, senza tempo un'area, ma quale santo, quale immunità ti salverà? Santi che muoiono d'epidemia, sei grandi nel potere, per quanto di ne scomplesce d'agenzia.
persi l'anima.
la febbre il suo bambino. Che peccato, vuole anche il formaggino. La vita dietro un banco a costruire un avvenire che ne possa dare. L'avrai, o slancia il buon amore. Amore! L'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Scatta, fuggi, e salva qualche cosa in te, e non lasciarti fare, non diventare un uomo da bruciare. Si apre, che non è tutto perduto, chi
sonno, di ogni passione noi ci contagiamo, alla bugia ci consegniamo poi. Dove sei stata anche tu tante di quelle volte
Ti ricordi la prima volta che mi parlasti di Renato? All'epoca non mi spiegavo il perché di tutta quell'euforia, ma oggi sono in grado di comprendere molto di te e del tuo Renato. Sono musica i nostri movimenti, le nostre azioni, le scelte. È una confluenza forse astrale e riesce a far sì che un gran numero di persone possa provare l'identico trasporto nel medesimo istante. E beh, del resto me l'hai insegnato tu che Renato non vuole e non può sostituirsi al nostro istinto e alla nostra volontà. È una voce sicura. È una presenza discreta. Direbbe lui, una ruota di scorta. Nonna, goditi questo panorama. E questa è la tua gente. E questo sono io, l'erede della zero follia. Sorcini,
sì, sto arrivando. Sto arrivando, stavo buttando l'immondizia, ma con questa raccolta differenziata ho buttato mia nonna con i vetri, mia cugina con i cartoni e un amico con la plastica. Qui bisogna riconsiderare un pochino tutto, bisogna fare in modo che le cose viaggiano diversamente, perché non si può sopportare di svegliarsi la mattina, il solito cappuccino, la solita giornata di scambi, no, tu mi dai, io spedisco, tu ricevi, tu impacchetti, io scoccio, e poi arriviamo a casa la sera, lei ne va, a me non me va, non ne va nessuno, insomma, e quindi non si combina niente con me. Ma non è vita questa, non è vita, bisogna fare la rivoluzione. Allora come si fa la rivoluzione? Facile! La rivoluzione si fa così, prima di tutto bisogna munirsi di un foglio di carta bianca e di una penna, senza il cancellino, non fate, perché molti usano la penna che c'ha la gomma dietro, così possono cancellare le cazzate, quando le avete scritte ve le tenete, non si cancellano le cazzate. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, questa è una rivoluzione, come il foglio di carta bianca è un'altra rivoluzione. Ma che scherziamo? A un certo punto, per fare la rivoluzione, bisogna soprattutto ascoltare se stessi e nessun altro. Poi, una rivoluzione è darsi malati, stare a casa con i propri figli dopo aver dato per malati pure loro, con questi bambini. Rubare tempo al tempo, avere la possibilità di godersi i figli, questa è una rivoluzione. Presentarsi eventualmente sul posto di lavoro in perfetto orario, questa è una rivoluzione. Come per esempio riuscire a non mandare a fanculo qualcuno che ti ha superato mentre andavi in ufficio, quella è una rivoluzione. Non parlare con lo smartphone così come se fosse, questi parlano così come se ci avessero una piadina oppure una pizza farcita e fanno, senti, sì, come ama? Ma vergognatevi, ma vergognatevi. La rivoluzione è prendere il cellulare e sparaventarlo fuori dal finestrino che non passi nessuno se non glielo dai in testa. Insomma, la vera rivoluzione è amare veramente, è lavorare seriamente, è interessarsi del proprio futuro senza che nessuno possa in qualche modo sporcarcelo, raccontarcelo differente da come lo abbiamo pensato, e di difendere tutto questo nostro percorso, perché quando si arriva a una certa età e non abbiamo manco aperto bocca, non abbiamo detto buongiorno, non abbiamo detto no, non abbiamo detto quella cosa mi piace, non abbiamo detto quella cosa non mi piace, ho conosciuto Molière, ho conosciuto Shakespeare, dobbiamo avere la forza di arrivare a una certa età, ragazzi, come un salvadanaio pieno di ricchezze. Questa è la rivoluzione, parola di zero.
e whisky, ma pure qui non puoi stare tu. Non è una scrivania questa, è un pianoforte. Si ricicla tutto, no? Parlavamo prima della raccolta differenziata, non si butta niente. I presidenti cambiano, ma hanno la stessa mania loro, che gli piace che qualcuno gli si siedi e si inginocchi davanti quando, nella camera ovale. E così la fanno diventare esagonale. Un macello, un macello. Però quello che salva un pochino tutto questo inquinamento, questa voglia di poltrone, di potere, di nulla, quello che salva in fondo è un buon amico, quello anche un po' sgangherato, se volete, con qualche problema, qualche acciacco, qualche lacuna, sente, ci sente poco e magari è un po' claudicante, però è un amico. E vederli invecchiare gli amici ti fa un gran piacere, ti riempie di serenità, perché vuol dire che l'amicizia è ancora lì, che l'amico non si è mosso, che ancora ci ascolta e ancora lo ascoltiamo. Insomma, è una qualità, secondo me, essenziale ed unica. Quando si sta sul palcoscenico e ci si sta da tanto tempo, avere degli amici dietro di te con la stessa identica passione, con lo stesso identico volume di meraviglia, di ricerca, è qualcosa che ti mantiene anche per certi versi giovane, perché la musica diventa triste quando è una routine, quando non si ha più la misura di quello che si è scritto, di quello che si è vissuto. Una canzone, per emozionare, deve emozionare anche chi la scrive, chi l'ha messa al mondo. E questo avviene sempre con tanti amici che da tanti anni frequentano lo stesso palcoscenico e la stessa partitura musicale, a cominciare dal maestro Stefano Senesi al pianoforte. Siamo di pochissimi metri, ma il prodotto non cambia. Il valore di questa sua dedizione, di questo attaccamento, fa sì che ci si possa innamorare anche di un musicista e soprattutto affidargli paritariamente il buon esito di un'esecuzione. Io chiudo gli occhi e gli affido la mia partitura musicale e attraverso le sue molteplici chitarre Giorgio Cocirovo mi emoziona sempre. Percorso di un musicista. Lui è veramente un grande mago della batteria. Lele Melotti!
spingerei ad essere anche un po' spudorato e forse per taluni anche un po' indelicato, ma questo nostro lavoro è attraversato da tante gioie che quando torniamo a casa abbiamo una famiglia tutti che canta come noi e suona come noi, perché quando si è musicisti bisogna soprattutto preoccuparsi che il pubblico numero uno lo trovi a casa quando torni e quando vai via da casa. E allora queste trasversalità di questi sentimenti talvolta vengono anche ad incidere negativamente sul nostro operato, sulla nostra storia. Io saluto la mamma di Paolo Costa e lo ringrazio di essere qui, malgrado il suo dolore, ma questa è l'amicizia di cui vi parlavo. Intossicato dalla Sicilia, dalle Marche, credo, e questo è ancora un dato meraviglioso anche per i musicisti, ma per tutti gli italiani, questo fatto di non dimenticare mai che siamo dei meravigliosi bastardi, perché ognuno di noi nel DNA c'ha sangue che scorre dalle Alpi fino ad Agrigento, e non bisogna mai vergognarsene di questo, perché il nostro genio sta proprio lì, che siamo una bella mescolanza di carte, siamo un poker vincente. Danilo Madonia alle tastiere, alla fisarmonica, alla preproduzione musicale, agli arrangiamenti, basta. Qualità di una Italia un pochino più dimessa, più silenziosa o più silenziata, direi. Lui ha suonato con la Napoli, quella degli ultimi anni, l'Episcopo, Avitabile, e con Pino Daniele ha fatto una strada molto lunga al suo fianco. Quindi ho il piacere e l'onore di ereditarlo, anche se poi la francatura è sempre stata paritaria fra me e Pino per quanto riguarda questo meraviglioso musicista. Lo ringrazio fortemente di essere non più giovane, ma di avere la stessa grinta di quando l'ho conosciuto. Rosario, a Rosa, ti voglio bene assai. Rosario Germano! Si è in qualche modo ben
installato dentro il nostro organigramma, dentro la nostra partitura, e lui suona generosamente le tastiere e tutti i sassofoni che vedete, quelli che non vedete sono altrettanto da lui frequentati. Un grande, grande talento. Bruno Giordano! Ed elettriche, e lui è molto giovane, ma vi garantisco che è molto curioso e molto coraggioso soprattutto, quindi il talento spesso è solo questa forma meravigliosa di presentarsi senza pudori, senza vergogne, magari sbagliando, ma la cosa bella, ripeto, anche di un musicista è il coraggio. E devo dire che Fabrizio Leo ne ha da vendere. Paga tutto un numero di anni e di frequenze. Con me da sempre e per sempre il maestro Renato Serio! Preparati, e il loro entusiasmo praticamente fuoriesce da questa amplificazione con irruenza e con legittima capacità di convincimento, perché siamo tutti convinti di aver fatto una scelta meravigliosa ad avervi con noi, l'Orchestra degli Altissimi. Veramente di cuore a questi meravigliosi Neri per Caso! Se ti affacci, io ti abbraccio nuovamente, riformulandoti un in bocca al lupo per il tuo album. Avete avuto fortuna questa sera, perché lui c'è, domani sera le altre due sere di Firenze non ci sarà, perché lui debutta in teatro con un meraviglioso spettacolo di cui è autore insieme a Siani, ed è una
veramente una performance eccezionale, dove ci sono costumi, dove ci sono coreografie, colori, luci, e una voce, devo dire, come la sua, che la dice lunga proprio sulla qualità e sulla potenzialità. Ti facciamo in bocca al lupo per le tue cose e ti aspettiamo in Milano. È un titolo tuo, Italiano di Napoli. Ho capito, il titolo pure io ho dato, per fatemi via, va. Le posso una cifra, va a te, va. Allora adesso vorrei che vi faceste un regalo. Siamo vicino a Natale e accanto a voi avete sicuramente il prodotto umano e ideale dell'amico e dell'amica di cui abbiamo sino a qui parlato. Quindi adesso possiamo chiudere con le presentazioni, dare lo starter a questo brano che stiamo per presentarvi, con la sola differenza che questa sera lo interpreterete direttamente voi dall'inizio alla fine, perché questo sarà un momento meraviglioso per affermare a quelli che avete accanto la vostra passione e la vostra fedeltà all'amicizia. Yeah.
lasciarlo nel furgone con quello che contiene. Questi sono farmaci, mica fischi. Devo rifornire ancora così tanti punti vendita che... Sapete, la gente ha sempre bisogno di una spintarella. Ormai esiste un farmaco per tutto e per tutti. Ma io mi sono sempre chiesto, funzionano veramente? O vanno soltanto a riempire il vuoto delle nostre giornate? Non lo so. Però questo è il mio lavoro. Eh certo, avrei preferito anch'io dispensare canzoni invece di pasticche, melodie invece di sciroppi. C'è qualcuno che dice che abbiamo tutto. Ma se io non avessi avuto la televisione, la macchina, il cellulare, eBay, Amazon, iTunes, WhatsApp, sarei stato veramente felice. Non lo so. Queste sono effimere gratificazioni, sono analgesici che mettono a tacere i sensi. È duro avere proprio tutto. Però Renato non è mai caduto in certe trappole, no, perché lui ha fatto della sua malattia la sua medicina. E certo, avrei preferito anch'io essere inseguito dai militari, insultato dai camionisti, espulso da scuola, interdetto da tutti i locali notturni per presunti tutti esauriti, ma aver avuto il coraggio di essere manifesto di me stesso. Comunque, chiacchierando mi sono perso. Devo trovare il camerino di Renato. Voi! Sì, dico a voi. Voi sicuramente saprete dov'è il camerino di Renato, no? Lo sanno. Così come io so che tu eri qui. Non ti nascondere, non ci provare. So che ci sei, anche se dall'odore che emani devi essere un iscritto fresco fresco. Tu lo sai che per stare qui occorrono parecchi requisiti. Ottima costituzione, resistenza, spirito comunitario e voglia di raccontarsi, senza autocensure né commiserazioni. E io divento ogni giorno più esigente, lo sai, rispetto alla leggerezza con cui si è abituati a misurarsi. Il costume che indossi, per esempio, io lo conosco molto bene, ma se volevi avvicinarti alla mia persona, hai preso male le misure. Io non cerco cloni, replicanti, io coltivo le differenze, la sorpresa, la varietà. Allora, ragazzo, che vogliamo fare? Vogliamo esistere o fare finta? No, fingere basta. Io non voglio più fingere, per essere che cosa? Un ragazzo perfetto o un ragazzo criminale? No, io voglio ridere, voglio cadere, voglio avere la forza di rialzarmi e continuare a sperare. Tu credi che questo possa essere possibile? Questo potrebbe essere possibile? Potrebbe essere possibile. Ma non così. Thank you.
conosca un punto di vista, una diversa visuale. Un mondo grida che esiste, a chi invece lo nega, e mette in tappo al crudele passaggio della sabbia di questa clessidra. Ma io ti cerco, ti penso e ti sogno, e non mi voglio fermare. Sentirmi solo di nuovo disperso, ma dimmi tu dove andare. Io ti cerco, ti penso e ti sogno, in questo viaggio sommerso. Anche una coccia può farmi affogare, perché di nuovo respiro in un modo diverso. Ci pare più caso, ora hai imparato ad alzare la testa, se ti esce il sangue dal naso, e non c'è niente là in fondo che tuole, e non c'è nemmeno qualche batta, perché l'amore decide da solo la direzione e l'intesa perfetta. Questa giornata volge al termine. Tornate alle vostre case, dalle vostre famiglie. Il vostro posto di lavoro qui è solido, purché ce la mettiate tutta per non perdere smalto e determinazione. Questo cantiere non si ferma. Ditelo a quelli che urlano ma non pensano, che scommettono ma non rischiano, che predicano ma non agiscono e che amano solo se gli conviene. Quindi siamo aperti domani e poi domani e domani e domani, domani e domani. Ancora, sì, ancora e ancora, per tutti i domani che vorrete.
collaboratori, a cominciare dalla voce del capo cantiere, che è quella del grande amico Tullio Solenghi, Glitter, Luca Giacomelli Ferrarini. Di sala Franco Finetti e Maurizio Nicopra, Lag Design Mariano De Tassis, operatore luci Carlo Pastore, riprese video live Sebastiano Montempi, impianto audio Davide Grilli, mixer di palco Enrico Belli, produz Fabio Cerretti, direttore di palco Maurizio Magliocchi, coordinatore di palco Mariano Mariani, camerini Angela Galasso, direttore di palco e produzione, scusate, Valerio Capelli, coordinatrice di produzione Cristina Bondi, assistente di produzione Francesca Simplicio, produzione tattica e Friends and Partner Group, impianto video, audio e luci di Agora, di Wolfano e di Vittorio De Amicis, scenografia Taxè, costumi Ubaldo Minelli, Dine Duncaten, Verdi Square, Gabriele Maier per The One. E poi 1, 2, 3 all'infinito, sempre, tutti i giorni della mia vita, dalla mattina fino alla sera, in questa testolina che sembra piccola e in questo cuore che sembra piccolo, ma c'entrate tutti. Grazie.